Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati nel canale, benvenuti in questo nuovo video, video ovviamente dedicato alla partita di Nova Djokovic nei confronti di Lorenzo Musetti, cioè o meglio di Lorenzo Musetti nei confronti di Nova Djokovic. Come vedete dallo schermo 6-0-6-3 a favore del Serbo, parliamo di questa partita, non prima... Di avervi chiesto di iscrivervi al canale di lasciare like al video e di attivare la campanella per le notifiche è uno screen video perché il mio tempo a disposizione essendo al lavoro è veramente poco quindi posso giusto fare una piccola chiacchierata con voi è finita come oggi pomeriggio temevo potesse finire io vi avevo detto l'importante è che non venga massacrato perché conosco L'atteggiamento mentale che hanno Vajokovic nell'approcciarsi con, nell con le nuove leve, quando, quando arriva un, 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 un nuovo leone pronto a fargli la pelle, pronto a prendere il suo posto al trono, Djokovic se può lo brutalizza. Lo brutalizza perché deve, è un po' un marcare il territorio, deve mostrare di essere ancora lui il più forte. Lo fa Djokovic, lo fa Nadal, lo faceva Federer fin quando giocava. È un modo dei big per, per darti il benvenuto nel club. Cioè, questa vittoria di Djokovic, questa pesante sconfitta di Musetti, è un benvenuto nel club. Cioè, se Djokovic avesse giochicchiato con Musetti, e avesse vinto 6-4-6-4 eh, probabilmente avrebbe dato un segnale a Musetti che non mi preoccupi non con te posso giocarci come il gatto col topo e invece Djokovic ha tirato a fare più in fretta possibile a distruggere anche psicologicamente e Musetti dovrà essere bravo eh, da questo punto di vista a non a non veder crollare tutto il castello che si è costruito, ma credo che questo non sia un problema. Tutto, tutto quello che ha fatto di buono resta. Ha trovato un, semplicemente un giocatore che non è solo più forte di lui, è più forte ancora di tutti e che ha approfittato anche di una partita abbastanza negativa del nostro. Diciamo che nel, nel piano di annientamento da parte di Djokovic una buona parte o comunque una parte ce l'ha messa la tensione, ce l'ha messa l'emozione ce l'ha messa la pressione che aveva, che aveva Lorenzo Musetti e questa, questa cosa io l'ho vista fare a Djokovic l'ho vista fare con Sinner l'ho vista fare con Berrettini l'ho vista fare a Federer a Wimbledon da Berrettini l'ho vista fare a Nadal a Sinner e a Berrettini è un, è un classico. Musetti deve capire che di fatto questa sconfitta è un'investitura. Nel senso che Musetti ha fatto paura a Novak Djokovic. Novak Djokovic sapeva che doveva giocare al meglio ed è il giocatore in questo momento, insieme ad Aliassim, è il giocatore più in forma perché è il giocatore che ha giocato metà stagione e quindi, come vedete, anche a Caraz. Si è rotto con rune, eh, si è dovuto ritirare perché è una stagione eh, logorante, il tennis è diventato eh, a dei ritmi infernali quando questi tennisti di fatto sono sollecitati da eh, sforzi che vent'anni fa non c'erano, oggi arrivano palle a 200 all'ora, devi controllare palle a 200 all'ora e diventa... Beh, devi sempre fare scatti sempre più veloci, devi essere sempre più reattivo, e il fisico alla fine ti dice di no. Quindi, Djokovic che ha saltato metà stagione e che arriva con una fame terribile a questo torneo, ha brutalizzato Musetti. Questa sconfitta non toglie assolutamente nulla a quello che ha fatto di buono Musetti, a quello che farà di buono Musetti, è ripeto, un'investitura. Eh, se Djokovic avesse giochicchiato, avrebbe dato la sensazione che Musetti non fosse un avversario da prendere seriamente in considerazione. Novak invece ha preso Musetti in, anche forse anche troppo in considerazione, distruggendolo, addirittura arrabbiandosi nel momento in cui ha perso due game. Cioè la reazione di Djokovic sul 6-0, 2-1 Musetti. È la reazione di uno che, nonostante che la partita stia 7 game a 2 e nonostante che abbia vinto un 7 a 0, sa di poter rischiare qualcosa e da lì in poi, praticamente, non c'è ancora una volta più stata partita. Eh, non allarmiamoci, eh, è una cosa che poteva capitare. Inutile guardare le statistiche, inutile guardare che insomma eh, sul servizio cioè Djokovic è andato ovviamente meglio in tutte le voci statistiche possibili e immaginabili non ci dobbiamo allarmare non ci dobbiamo, far non ci dobbiamo deprimere non è per ora contro Djokovic che Musetti deve costruire il suo futuro Djokovic avrà forse un anno più forse due di carriera Musetti ne ha 14-15 quindi gioco finirà finirà a nadal e gioco dovrà giocare musetti scusate dovrà giocarsela con i, con i suoi coetanei e con i suoi coetanei ha dimostrato di poterci tranquillamente giocare e vincere quindi questa è una sconfitta che ci sta è una sconfitta pesante per per come viene ma è una sconfitta che è un'investitura è l'investitura che il più forte del mondo in questo momento ha ha avuto paura di, del nostro nuovo giocatore, del dell'italiano che stava venendo fuori e, ha, e lo ha piallato come, eh, come Federer piallò Berrettini quando Berrettini osò sfidarlo a Wimbledon, come Nadal ha piallato di Sinner a Langarossa. Sono proprio come gli animali che marcano il territorio, sono... Sono, sono segnali di forza che lanci a quello che consideri un pericoloso rivale e questa è la cosa più importante cioè il fatto che Nova Djokovic consideri, consideri già da ora Sinner sì, un potenziale rivale è la cosa più importante a prescindere dalla vittoria o dalla sconfitta grazie a tutti e buona serata ci vediamo dopo per commentare il resto della giornata